La Mille Miglia è giunta alla sua 42esima edizione. Quest'anno il Museo Viaggiante attraverserà la città di Ferrara sabato 15 giugno alle prime ore della giornata. Già alle 7:15 le auto storiche arriveranno da Bologna con tappa finale a Brescia per l'ultima delle 5 giornate dell'evento. L'iniziativa è stata presentata in conferenza alla presenza di organizzazioni, autorità e rappresentanti di associazioni di categoria. Le auto entreranno in centro storico attraverso un percorso inusuale, appunto, provenendo da Bologna, faranno tutta la via Bologna, quindi prendendolo da Chiesol del Fosso, arriveranno appunto in via Veneziani, attraverseranno tutta via Ferraresi fino alla rotatoria con via Argine Ducale, dopodiché, da Argine Ducale si passa il ponte via Ippolito d'Este e poi si percorrerà, questo abbiamo inserito insieme all'amico Ludovico Goffi con grande piacere nel percorso di ingresso in città. Si percorrerà via d'Arsena, appunto, è una sorta di omaggio che Mille Miglia fa all'apertura di questa parte di Ferrara riqualificata e che sta dando delle grandi soddisfazioni a tutti noi ferraresi. E dopodiché ci sarà proprio l'ingresso attraverso via Bologna, via Kennedy, corso Portareno e si entrerà in piazza Trento Trieste facendo praticamente il giro di piazza Trento Trieste in senso antiorario, guardando la piazza dalla Torre della Vittoria. È un evento che per Ferrara ha una storia veramente di una tradizione unica. Ma ricordo anche certe volte di notte quando arrivava, è insomma, un evento unico su cui c'è un'attenzione mediatica e questo è fondamentale, come poi il Giro d'Italia, insomma, su quegli eventi che veramente richiamano tantissimo il focus su città come Ferrara, che ovviamente meritano tantissima e maggiore attenzione anche da parte dell'esterno. Tanto di cappello per gli organizzatori, ovviamente il concorso delle forze dell'ordine che sarà sicuramente utile e opportuno e quanto mai gradito, su questo un ringraziamento sin d'ora e agli organizzatori è doveroso. La Mille Miglia è un evento profondamente radicato nella storia, nella tradizione, nella cultura di Ferrara. E guardate, non solo da un punto di vista turistico che ci sta, ovviamente Ferrara è anche, non solo, ma è anche una città a fortissima attrazione turistica e quindi un evento come quello della Mille Miglia che attrae da tutto il mondo, perché ha ragione l'assessore quando parla di evento mondiale, tante persone da un punto di vista turistico rispetto al nostro incentivo è particolarmente importante. Ma lo è anche da un punto di vista industriale, perché Ferrara è una città che ha una storia da un punto di vista industriale della produzione molto significativa da un punto di vista automobilistico. Ferrara è un po' nella parte più orientale di tutte le città coinvolte da Mille Miglia, quindi da Bologna a Brescia sicuramente il percorso sarebbe stato più veloce attraverso altre città e altri paesi, però volutamente Mille Miglia SRL nella persona di Giuseppe ha voluto omaggiare ancora una volta il grande legame che c'è tra Ferrara e Brescia e di questo veramente ti faccio un personale ringraziamento a nome anche chiaramente della città.